messo dentro il blunt. Fra di tutto e miei ninja per restare in piedi. Fanti tutto, Guarez cosa fai per vivere. Fra di tutto, 2G per uno quanto fa. Fare tutto. Ciao Ale. Ehi, ehi. Ok. Tutto bene? Sì. Te? Come va? Bella, 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 bella. Bene, bene. Io partirei direttamente da qua. Guarez e il ninja sono comunque due nomi che ti, cioè, che ti rappresentano. Sì, è partito, ero alla ricerca di un nome, ai tempi scrivevo sui muri, ho sotto per il writing, ero alla ricerca di un nome, guardando un po' su internet trovo questa parola, Guarez, ho visto che era legata alla pirateria informatica, ho detto figo, provato a scrivere, però poi l'ho accantonato, non è che mi facesse impazzire. I miei amici hanno continuato a chiamarmi così, un po' mi dava fastidio, non suonava tanto bene, Guarez, non mi piaceva, però continuavano a chiamarmi così, io lo odiavo. E alla fine mi sono dovuto adattare e dopo un po' è iniziato anche a piacere. E quindi alla fine mi sono ritrovato con questo nome attaccato proprio addosso. Ninja invece perché sono appassionato di cultura asiatica, pratico arti marziali io, mia mamma, mio papà, mia sorella, un po' tutta la famiglia. Io sono l'unico che ha continuato, però l'abbiamo fatto tutti, e quindi la mio papà mi portava a mangiare la giapponese quando avevo 2 anni, mi faceva vedere il film di Bruce Lee, e quindi sono andato sotto tantissimo già da quando ero piccolo. E poi mi piaceva arrampicarmi sui muri, mi lanciavo dagli alberi per terra, ho fatto anche un po' di parkour, e i miei amici mi chiamavano ninja perché mi vedevano saltare, mi tirare i calci, anche quello attaccato addosso. Allora, ascoltando un po' i tuoi brani, la sensazione che si ha è comunque quella di arrivo io, comando io, no? E c'è qualcosa comunque nei tuoi mezzi che ti dà questa sicurezza? Guarda, la risposta è collegata alla domanda di prima. C'entrano sempre un po' le arti marziali. Quando tu fai l'attacco davanti al tuo avversario non è che porti la tecnica. Da 0 a 100, cioè arrivi con una forza e una grinta che devi stupire l'avversario, devi fargli vedere che in te c'è un leone. E la stessa cosa io applico nei pezzi, devo dimostrare, devo far vedere che ho grinta. Poi magari uno dice, ah, qui sembra che dica di essere migliore, in realtà mi pongo come può esserci chiunque davanti, io so che il mio lo sto facendo bene, lo faccio con grinta. E un'altra cosa che volevo chiederti è se ci fai vedere com'è il colpo del ninja. Ah, allora, ti fidi? Vai, tranquillo. Apri Instagram, vai sull'opzione senza tenere premuto, cerchi di non mettere il dito sulla telecamera e poi fai così. Ninja, e lo riprendi al volo, esattamente in face. Più o meno, dovrebbe funziona. Sempre parlando di Nerone, ho visto sì. Comunque che tu, Nerone, Axos, Ensi, a volte siete dei grandi gladiatori. Sì. E ma un pezzo tutti insieme? Guarda, a me piace che le cose accadano naturalmente. Noi quando ci becchiamo per grigliare siamo amici che si beccano, parlano anche di lavoro, però tendenzialmente siamo lì per rilassarci. Poi le cose, cioè, capitano senza che tu le vai a ricercarle, però perché no, a me piacerebbe, con la maggior parte ho già lavorato insieme, mi manca ancora qualcuno, però chi lo sa. Questa è la location del tuo ultimo video? Sì. E sei stato tu l'artista, chi è stato, come? Questa è la casa di mia nonna, e quando sei andato, ciao, no? E ho detto, boh, cerco di creare qualcosa di carino prima di, dato che è una casalia e dobbiamo lasciarla per darla a qualcun altro, ho detto va bene, cerco di fare qualche disegno, chiamo due miei amici pazzi che sono Zine e Ale Cash, che saluto, grandissimi, che hanno in 2 giorni progettato, ideato, preso i colori e fatto tutte le pareti e il soffitto per creare appunto un'atmosfera sempre legata alla cultura orientale. E hanno fatto un bellissimo lavoro, mi dispiace tantissimo lasciare questa casa, non so se i prossimi terranno meno questo capolavoro, spero di sì per loro, se no, cazzi loro.
rimarrà nel video. Rimarrà nel video, magari mi porto via dei pezzi di muro. E un consiglio per gli emergenti? Emergenti, fate quando avete fatto, dimenticatevi e fate altro, così fino a quando non vi si chiudono gli occhi. Via dalle persone negative che vi mettono negatività e per il resto arrivato.